Mister Ferri, allenatore della Castanese. Mister, una partita che si era messa male perché lo Stresa spingeva, voi ha trovato anche il gol del vantaggio, poi però siete stati bravi anche con i cambi a riprenderla e a portare comunque a casa un pareggio. No, sì, come dicevo agli altri due colleghi, siamo partiti contratti, paurosi, e abbiamo subito un po' la spinta loro, ecco, e poi dopo aver subito lo schiaffo abbiamo tirato fuori la testa. È un po' un nostro difetto che ci portiamo dietro da qualche partita, e poi comunque bravi ragazzi a rimediare, e un pareggio che serve a poco, e noi abbiamo lavorato per cercare di portare a casa i tre punti, purtroppo questo non è accaduto. Prossima sfida, l'ultima del campionato contro il Ligorna, una sfida comunque tosta perché è vero che il Ligorna ha già la qualificazione ai playoff in tasca, però comunque rimane appunto una squadra di alta classifica. Come la preparerete? Come abbiamo sempre fatto nelle ultime, lavorando al massimo e andando lì a cercare di fare quello che riusciamo a fare noi. Mancano 90 minuti, dobbiamo prepararla come una finale di Champions, come abbiamo fatto nelle ultime d'altronde. Con mister Nicolini, allenatore dello Stresa. Mister, una partita che lascia un po' di amaro in bocca per come si era messa, perché lo Stresa si è fatto preferire forse sia nel primo tempo che nella ripresa. Sì, come dici tu, siamo andati in vantaggio, potevamo gestire meglio, abbiamo avuto troppa frenesia, ci siamo abbassati e loro hanno trovato il gol del pareggio con un grande gol. Poi abbiamo ripreso un po' il pallino del gioco e abbiamo provato comunque senza concedere, c'è sempre il rischio della coperta troppo corta. Abbiamo avuto due o tre situazioni alla fine per provare a vincerla, però così non è andata. Però come dicevo i tuoi colleghi, penso che il risultato sia un risultato giusto per quello che si è visto in campo. La sconfitta del Pinerolo, il pareggio del Dertona lasciano ancora tutto aperto per l'ultima gara. Potete ancora giocarvi la matematica partecipazione ai play-out. Come andrà preparata quest'ultima partita? Ma va preparata, noi ormai da tutti i martedì ripartiamo sempre, non dico da zero ma quasi. Ormai siamo abituati a giocare certi tipi di partite. Ovviamente domenica è proprio l'ultimissima, non abbiamo più altre per recuperare. Quindi affronteremo la Sanremese come abbiamo sempre affrontato l'altra squadra. Ci prepareremo al meglio, adesso cerchiamo di capire l'infortunio di Argento. Non ho visto se c'era qualche diffidato che è stato magari ammonito, Giulio mi dice di no, e quindi l'importante è avere tutti a disposizione per la partita di Sanremo. Perfetto, grazie mille, mister. Grazie.